Sono le gare, diciamo, che rappresentano il punto di incontro tra l'allenamento e quella che potrebbe essere un'ipotetica qualificazione per gli appuntamenti più importanti. Sappiamo che l'anno è stato difficile per tutti quanti e quindi è un po' il capire qual è la loro prestazione e soprattutto mettersi a confronto tutti quanti. 3 metri maschili, una gara molto bella in cui sono tuffi di altissimo coefficiente, ma la piattaforma femminile porta veramente un suspense fino all'ultimo momento. Già questa mattina abbiamo visto ottimi risultati e fino all'ultimo sarà una gara che si deciderà. Intanto stiamo rivedendo la gara Trampolino 3 metri di ieri, grandi soddisfazioni per le ragazze, ovviamente che davvero si sono comportate bene. E qui passiamo invece alla piattaforma, questo è Timbretti che ha fatto benissimo ieri alle spalle di Larsen, terzo invece Michael Verzotto, eccolo qui Andreas che col triplo e mezzo ha dimostrato davvero di saperci fare. La piattaforma maschile ieri ha fatto vedere un Timbretti sicuramente molto deciso, infatti già questa mattina dai 3 metri ha fatto vedere la stessa determinazione. Sono atleti che appunto fanno piattaforma, trampolino, un po' di tutto. E Larsen, d'altronde, alla piattaforma è sicuramente un ottimo atleta. Andreas Larsen è davvero bravissimo, dunque atteso anche oggi per la finale ai 3 metri. Antonio Volpe sarà senza nuoto, classe 2000, sarà il primo ad aprire la sfida per quanto riguarda questa finale. Trampolino 3 metri con un doppio e mezzo avanti più un avvitamento carpiato, tricolori originariamente validi come qualifica Coppa del Mondo ed europei, ma che poi causa Covid-19 rappresentano solo, si fa per dire solo, un utile test indicativo per il direttore tecnico degli azzurri, Oscar Bertone, e per gli stessi saltatori. E allora comincia la sfida subito. Antonio Volpe, classe 2000, Cosenza Nuoto, con questo doppio e mezzo avanti più un avvitamento carpiato. Sì, è iniziato abbastanza bene, 7-7 e mezzo, quindi 63 punti come primo parziale è sicuramente un buon inizio. Ora Matteo Santoro ha eseguito un 1,5 ritornato carpiato, un tuffo relativamente semplice, eseguito abbastanza bene, ma è un atleta che crescerà sicuramente, quindi da qui a breve vedremo tuffi di altissimo coefficiente Un per lui. Matteo Santoro che tra l'altro questa mattina ha realizzato il parziale più alto nelle eliminatorie, 74,40 punti nel triple e mezzo avanti carpiato nel 107B, quindi insomma si è messo quantomeno in luce per quanto riguarda questo tuffo, anche se ha chiuso poi indietro, non nelle prime 3-4 posizioni, però insomma a dimostrazione che si può fare bene, che può fare bene anche il ragazzo della MR Sport, Fratelli Marconi, classe 2006, quindi davvero molto giovane. Qui giochiamo in casa, Gabriele Auber, triple e mezzo avanti carpiato per lui. Gabriele è un atleta potentissimo, abbiamo visto questo tuffo gli scoda leggermente nella parte finale, arriva un pochino abbondante mollando con gli addominali. Lui è uno dei pochi, come abbiamo detto, a eseguire il doppio e mezzo avanti con triplo avvitamento che probabilmente vedremo anche in questa finale, in 5156, dove poi dovrà effettuare una rincorsa leggermente differente proprio per avere più spinta possibile. E in questa sfida dai 3 metri, intanto Tommaso Rinaldi, triplo salto mortale mezzo avanti carpiato, in questi 3 metri si contenderanno la vittoria Rinaldi, che vediamo qui, Lorenzo Marsaglia, Larsen e Auber, si daranno dunque battaglia per portarsi a casa il titolo. E sottolineiamo che non c'è invece Francesco Porco, che ha sbagliato, ovvero disastro, il triplo e mezzo rovesciato, quindi è rimasto fuori da questa finale. Non c'è nemmeno Tocci, Giovanni Tocci, che ha nuovamente problemi al mignolo del piede destro, una frattura per lui, quindi purtroppo impossibilitato ad essere qui. Intanto Tommaso Rinaldi è passato a guidare 65,10 e allora andiamo a vedere Timbretti, che ieri davvero ha fatto benissimo dalla piattaforma, triplo e mezzo avanti carpiato anche per lui, coefficiente di difficoltà 3,1. Sì, Rinaldi ha fatto esattamente lo stesso punteggio di questa mattina, quindi vuol dire che mentalmente c'è, il primo tuffo è sempre quello di approccio alla gara ed è molto importante viaggiare tra i 60 e i 70 punti. Ricordiamo che i 400 punti sono
un punteggio che potrebbe rappresentare il podio per questa finale. Assolutamente, allora attenzione ai due che hanno chiuso in testa le eliminatorie, Andreas Sargent Larsen, classe 99, fiamme oro, questa mattina il suo miglior parziale nel 307C, il triple mezzo rovesciato raggruppato con 73,50, vedremo come aprirà invece con il doppio e mezzo ritornato carpiato. Larsen secondo me è un piattaformista ma è anche un trampolinista eccellente. Nell'ultimo anno ci sta credendo lui, la squadra, la società, l'allenatrice, perché ha delle capacità incredibili. Deve pulire ancora delle piccole cose, ma come vedete gli otto fioccano e salta subito al comando. Gira veloce, entra bene in acqua e si porta subito al comando, 70,50. Attenzione a Lorenzo Marsaglia. Triplo e mezzo ritornato raggruppato, coefficiente subito alto 3,4 per il ragazzo 24enne Marina Militare, circolo canottieri Aniene. La concentrazione di Lorenzo Marsaglia, 24 anni, romano, pronto al suo primo tuffo di finale, questi assoluti invernali. Bene, ma non ottimo. Lorenzo ha una bellissima rotazione, soprattutto nel ritornato, in questo caso si sposta un po' troppo dalla punta della tavola, ha poco spazio e vedete nella parte finale non riesce a stendersi, rimane carpiato. Peccato perché questo tuffo Lorenzo molto spesso ha anche superato gli 80 di parziale. Attenzione, allora la classifica dopo il primo tuffo ci dice Andrea Sargent Larsen primo 70,50, Rinaldi segue a 5,40 di distacco, 65,10, terzo Volpe della Cosenza Nuoto a 7,50, Volpe che sta per affrontare il suo secondo tuffo, e poi Marsaglia a 61,20. Doppia mezza indietro, un tuffo che eseguiranno tutti gli atleti, pochissimi eseguono il triple mezzo, uno di questi era sicuramente Lorenzo Marsaglia, che ha preferito scalare perché comunque sia il triple mezzo è un tuffo molto difficile, in questo caso non è stato eseguito in maniera corretta, si è un po' appoggiato durante il caricamento, la parabola si allunga e nella parte finale il tuffo scura. E raccoglie poco effettivamente, dunque per quanto riguarda Volpe, che tra l'altro è l'unico in finale a difendere i colori del club Cosenza Nuoto, visto che come abbiamo detto Francesco Porco, che è anche tesserato per Fiamme Oro, è rimasto fuori, il 21enne calabrese, seguito tra l'altro dal direttore tecnico Oscar Bertone, da Juba Basciukova, non è riuscito ad entrare in questa finale, un tuffo sbagliato gli ha precluso le porte della finale, quindi Volpe è l'unico Cosenza Nuoto presente in questa finale. E per quanto riguarda il trampolino 3 metri, abbiamo visto intanto Santoro che con il parziale di 63 punti balza a 107,10. Sì, entrambi questi ragazzi, sia Matteo Santoro che Giovannini, molto giovani, sono molto eleganti, molto puliti nei loro movimenti. Matteo è sicuramente più trampolista, mentre Giovannini più piattaformista, ma entrambi stanno crescendo, stanno dimostrando le loro qualità e sicuramente ognuno nella sua direzione prima o poi si vedrà negli appuntamenti più importanti. E allora torniamo con Gabriele Auber, doppio e mezzo avanti con due avvitamenti carpiato, questo è il tuffo scelto dal ragazzo classe 94 Marina Militare. Gabriele segue questo tuffo successivamente con un avvitamento in più, molto difficile, peccato nella parte finale perché lo esegue con una facilità incredibile, vedete il doppio avvitamento ha tanto spazio, peccato non riesce ad allungarsi e purtroppo l'entrata così sporca non viene pagata dalla giuria. E torniamo con Tommaso Rinaldi che va a affrontare il doppio mezzo avanti più un avvitamento carpiato, il ragazzo anche lui della Marina Militare, grande esperienza dicevamo no ieri Max per Tommaso Rinaldi, classe 91, tantissime gare, insomma fa anche da allenatore, insomma grande esperienza. Sì, Tommaso ha preferito fare un programma
forse leggermente più semplice, ma sta puntando appunto sull'eleganza. Lui si allena molto, è molto attento ai particolari, alla tecnica. In questo caso avete visto, ha fatto il gesto che non è riuscito a prendere le mani, gli sono sfuggite, purtroppo a volte può capitare, questo fa sì che il corpo non abbia la giusta tensione sul pelo dell'acqua e quindi purtroppo il voto da un 7,5-8 passa a un 6,5-7, questa è una perdita di 10-15 punti. Eh sì, sale a 125-10, momentaneamente primo in classifica, ma ovviamente devono saltare Timbretti, che vediamo già sul trampolino, e poi Larsen e Marsaglia. E Timbretti conferma il suo stato di forma, ma di forma non solo fisica ma soprattutto mentale. Ci ha spiegato già ieri che si prende tutto il tempo necessario per partire, e lo vedo molto determinato ai movimenti, molto spesso è venuto a Roma ad allenarsi nel centro federale, sta passando un momento evidentemente di crescita importante. E torniamo allora invece con Andreas Larsen, 107 B per lui, triple mezzo avanti, carpiato, eseguito ancora molto molto bene. Andreas ha fatto vedere, guardate quanto va alto, la piattaforma accanto è quella dei 5 metri, lui probabilmente arriva quasi a 7 metri con i piedi, quindi vuol dire che fa un tuffo da un'altezza di 7 metri. Sentiamo i primi 8 e mezzo, perché è giusto che la giuria si sfoghi e che dia appunto adito a questi voti così alti. Molto bene, bravo Andreas. E ad ora deve rispondere Lorenzo Marsaglia, triplo salto mortale mezzo avanti carpiato, difficoltà 3.1 per questo suo tuffo, così come era 3.1 ovviamente il 107B che ha affrontato prima Larsen. Bravo anche Lorenzo, il triplo mezzo avanti carpiato è un tuffo che lui diciamo non adora, è più bravo forse sulle rotazioni raggruppate, ma in questo caso è stato molto bravo perché la parabola è molto dritta, la carpiatura molto stretta, e nella parte finale riesce a trovare comunque la verticalità, che è la cosa più importante per un tuffatore. E infatti recupera un po' Lorenzo Marsaglia, che si riporta alle spalle di Andreas Larsen, 144,90 per il ragazzo Fiamme Oro, poi Lorenzo Marsaglia, Marina Militare, 134,05 con un distacco di 10,85 punti, Rinaldi terzo con 125,10 a 19,80 da Larsen, poi Auber, Timbretti, Santoro. Antonio Volpe segue un 305B, quindi un doppio e mezzo rovesciato carpiato, e abbastanza bene, non era un tuffo semplicissimo, abbiamo visto questi 5,5-6 perché ha un po' le gambe piegate durante la rotazione, la posizione carpiata deve essere una posizione con le gambe tese, le punte tirate, quindi dimostrare di saperla tenere durante tutto il tuffo. Doppio e mezzo avanti più un avvitamento carpiato per Matteo Santoro. Bravissimo Matteo, abbiamo visto l'eleganza di questo tuffatore, questo tuffo lo esegue anche dal trampolino di un metro, quindi da 3 metri si può permettere di sfruttare tutta l'altezza. Guardate, benissimo il presalto, arriva perfettamente in punta, sale, è attento nella parte finale, forse un po' troppi spruzzi, riesce a fare anche un'entrata migliore, però ottimo tuffo per lui. E dunque buon tuffo per, lo sentite anche in sottofondo, questa la voce ovviamente della giuria. E allora andiamo con Riccardo Giovannini, triplo e mezzo avanti carpiato per lui. Bravo Riccardo, lui sappiamo che è un piattaformista doc, ma dal trampolino ha delle grosse capacità. Triplo e mezzo avanti carpiato non era un tuffo semplicissimo, riesce comunque ad avere un buon tempismo sulla tavola, guardate benissimo la spinta, carpiatura stretta, e soprattutto nella parte finale prende le mani, vedete le due bolle laterali, quelle avvengono nel momento in cui c'è l'entrata, si fa la capovolta sott'acqua. E allora Gabriele Auber nuovamente, torniamo con il ragazzo di casa, doppio e mezzo avanti più 3 avvitamenti. Bravo Gabriele, questo era il tuffo che avevamo nominato prima, il 3.9, il più difficile di questa competizione, pochissimi lo fanno, vedete presalto balzellato, deve arrivare perfettamente in punta, purtroppo arriva un pochino dietro, 3 avvitamenti sono difficili, bisogna rimanere fermi in posizioni e aspettare, aspettare anche se l'acqua sta arrivando, e quindi poi si ha poco tempo per vederla allungarsi e tentare di entrare verticali. E deve rispondere Tommaso Rinaldi, doppio salto mortale mezzo ritornato, carpiato per lui. Vediamo se riuscirà a fare bene un Rinaldi che momentaneamente, dopo l'altra serie di tuffi, era in terza posizione. Vedremo come riuscirà a fare. Qui ancora i particolari, le mani, le braccia di questo tuffatore. Sì, ricordiamo che la posizione comunque viene giudicata dal giudice, cioè si vede la tensione, si vedono i movimenti, si vede tutta la posizione dell'atleta.
abbastanza bene, poteva essere un pochino più fermo durante la fase di caricamento, gli sfugge un pochino e quindi si vede qualche 6.5-7, un tuffo che sarebbe dovuto essere tra il 7.5 e l'8 per rimanere nella posizione attuale. E allora andiamo di nuovo con Edward Gugiu Timbretti, doppio mezzo ritornato carpiato, il salto che deve affrontare, anzi no, il 305B, scusate, il doppio mezzo rovesciato carpiato. Stavo già guardando al successivo turno di salto. Timbretti sta facendo bene, bravo Edward, complimenti, perché una maturità incredibile, si vede già dal caricamento, guardate, carpatura stretta, testa leggermente alta, ma sotto bene, sotto buona l'entrata, 177.10, un buon punteggio per lui. È andato molto alto anche Timbretti e quindi ha avuto modo di fare al meglio il suo tuffo, e ritorniamo ancora con Andreas Larsen, doppio mezzo avanti con due avvitamenti carpiato. Andreas molto bene, il suo presalto, vedete, riesce a sfruttare al massimo il trampolino. In questo caso gli manca un po' di rotazione, guardate, è molto alto, però purtroppo è leggermente lento, quindi nella fase di apertura non riesce a stendersi del tutto, rimane leggermente scarso, peccato, poteva essere un tuffo da 7.5-8 e soprattutto è nelle sue corde farlo. Ma Marsaglia risponde col 109C, 4.5 avanti raggruppato, quindi un quadruplo salto mortale e ovviamente un buon coefficiente, anzi un alto coefficiente, 3.8, coefficiente di difficoltà che potrebbe permettergli, se lo effettua bene, di scalare la classifica. Bravissimo ed Lorenzo, è un buon tuffo, bravissimo, un 3.8 eseguito in questo modo, è un tuffo da finale mondiale. Bravo Lorenzo, perché lo sa eseguire molto bene, a volte incappa in qualche errore, qui si è trovato forse leggermente avanti sul trampolino, ma con l'allenamento ha capito che si può sempre recuperare. Bravissimo tuffo, spettacolare. E Marsaglia balza in testa, dunque dopo questo 109C, dopo il terzo turno di salto, va a 225.25, 212.90 per Andreas Larsen, staccato a questo punto di 12,35 punti, terzo, sempre terzo, Rinaldi, 188.10, torniamo sulla gara, torniamo a giudicare il tuffo di Antonio Volpe. Sì, Antonio ha fatto un doppio e mezzo avanti con doppio avvitamento, tuffo da 3.4, lo porta abbastanza bene in acqua, arriva molto molto di lato sulla punta del trampolino, quindi questo comporta che la spinta non sia al massimo, però riesce comunque a fare un buon parziale. Attenzione a Matteo Santoro, che stamane col 107B, triplo e mezzo avanti carpiato, ha raccolto 74,40 punti, il salto più pagato, ora clamorosamente finisce così, incredibile. Sì, purtroppo può capitare, in questo caso abbiamo visto che è stata la rincorsa a far sì che il tuffo sia nullo. Si può sempre, tra virgolette, partire, però rischiare di partire per poi prendere un voto bassissimo, magari rischiare anche di farsi male, sono attimi in cui l'atleta è un vero peccato, perché aveva saltato così bene questa mattina nelle eliminatorie, un errore, un po' di disattenzione, forse era il salto che sentiva più facile nelle sue corde e si è un po' rilassato. Che è successo secondo te? Ma diciamo che può capitare, adesso con l'allenatrice staranno sicuramente vedendo come portare avanti la gara, perché poi essendo che l'errore era nella rincorsa, la rincorsa l'avrà anche su altri tuffi, quindi dovrà ritrovare la giusta concentrazione per fare ciò che poi già sa fare benissimo durante l'allenamento. Purtroppo la gara ha queste situazioni, anche questi momenti. 61.50 raccoglie invece Riccardo Giovannini con il suo doppio e mezzo indietro carpiato, ma andiamo subito con Gabriele Auber, che ora affronta il 407C, triplo e mezzo ritornato raggruppato, coefficiente 3.4. abbastanza bene, bravo Gabriele, l'aveva già fatto più o meno così simile durante la gara di ieri di sincronizzato con Tommaso Rinaldi, bravo per la partenza perché si vede che ha lavorato molto per tenerlo verticale, soprattutto nella parte finale, anche con poco spazio riesce a sfruttarlo al massimo e a trovare una verticale sufficiente. E sale in classifica Auber a 228.50 punti, eccolo qui Tommaso Rinaldi che hai appena nominato, 205B, doppio e mezzo indietro carpiato, 3.0. Lo vedete anche dalla grafica, il coefficiente di difficoltà per il ragazzo classe 91, Marina Militare, MR Sport, Fratelli Marconi. La concentrazione prima del salto.
abbastanza bene Tommaso, avete visto il particolare dei piedi, gli atleti sono sull'avampiede, guardate il molleggio solo con le caviglie, poi c'è una specie di molleggio un pochino più alto che precede appunto il caricamento. In questo caso l'atleta si è leggermente spostato indietro e quindi quando poi è arrivata la forza della tavola il corpo è andato leggermente lontano come parabola. E raccoglie 54 punti Rinaldi, sale a 2,42 e 10. Attenzione di nuovo a Edward Gugiu Timbretti, blu 2006 Torino, classe 2002 per Timbretti, che va a affrontare il doppio mezzo ritornato carpiato, anche per lui solito momento di concentrazione, ce l'ha spiegato bene ieri. Guarda che bella questa immagine proprio sul viso, grazie a Edi Saia che sta guidando le telecamere, la regia per questa seconda giornata degli assoluti di tuffi. Ottimo tuffo, doppio e mezzo ritornato carpiato, avete visto lo sguardo dell'atleta prima della partenza, ogni atleta ha un punto di riferimento, molti guardano perfettamente davanti, altri guardano la punta del trampolino e sono comunque elementi fondamentali che l'atleta deve ripercorrere ogni volta e deve cercare di ricrearsi la stessa situazione che poi ha in allenamento. E allora andiamo di nuovo con Larsen con il 205B, doppio e mezzo indietro carpiato per il ragazzo di Copenaghen, italo-danese, vediamo come lo esegue. Ed è un buon tuffo, non è stato perfetto, però ha mantenuto la calma, era molto alto, leggermente lento, vedete lui fa un saltello molto ampio, quindi si staccano i piedi prima del caricamento, la sua posizione è leggermente di lato rispetto alla punta del trampolino, però se è mezzo set penso che l'allenatrice possa essere soddisfatta in vista anche dei tuffi successivi che dovrà fare. Ed ora Lorenzo Marsaglia risponde invece con il 205B, doppio e mezzo indietro carpiato, stesso tuffo che abbiamo appena visto eseguito da parte di Andreas Sargent Larsen. Eccolo qua, Marsaglia, 174 cm, 74 kg per il 24enne romano, nato il 16 novembre del 1996. È un piccolo errore per Lorenzo, non doveva starci, guardate qui, mentre piega le gambe, si sposta molto indietro con le spalle, la parabola si allunga e il momento di apertura viene ritardato. Ricordiamo che l'atleta durante la rotazione guarda dei punti di riferimento che possono essere o l'acqua o la punta del trampolino. Questo si sposta e va abbondante. E rende davvero entusiasmante però questa gara, perché torna in testa Andreas Larsen con 274,40 punti, ma tallonato a 4 lunghezze 15 da Lorenzo Massaglia, proprio 2,70-25, poi Tommaso Rinaldi 2,42-10 e poi Timbretti in quarta posizione con 2,40-10. Torniamo con Volpe. Peccato, peccato Antonio, perché ha eseguito un doppio e mezzo ritornato, era stato molto bravo e attento nei tuffi precedenti, qui che forse l'ha preso un po' sotto gamba, poteva essere un tuffo che poteva veramente dargli oltre i 60 punti, rimane leggermente carpiato con la testa bassa. Raccoglie 40-50 Volpe, doppio salto mortale a un mezzo rovesciato carpiato, difficoltà 3.0 per Matteo Santoro. Peccato, sì. Si perde un po'. Sì, si perde fondamentalmente per l'errore in precedenza. Vedete, proprio qua, il momento del presalto, se ci fate caso, arriva leggermente dietro qua, perché proprio prima era arrivato molto fuori con i piedi. Sono degli aggiustamenti che si devono fare, non dovrebbero accadere, però è nella normalità degli allenamenti e delle gare, l'esperienza che poi si porta avanti come atleti. Ed è doppio mezzo rovesciato carpiato per Giovannini. Riccardo è stato molto furbo, molto attento, era un tuffo molto lento, la rotazione mancava un pochino nella fase di apertura, tira moltissimo, fa un'ottima entrata, però il giudice non potrà pagarlo moltissimo, proprio perché infatti vediamo dei 7 e dei 5 e mezzo, perché c'è chi giustamente ha valutato questo suo colpo di coda non proprio corretto. E ancora un doppio e mezzo rovesciato carpiato anche per Auber e lo eseguirà poi anche Tommaso Rinaldi, quindi tutti ora col 305B, così possiamo fare le debite considerazioni. In questo caso Gabriele, guardate, va altissimo, sì. Arriva quasi alla rete che si vede in inquadratura nella parte finale, purtroppo lui a differenza di Riccardo sfrutta l'altezza, sfrutta tutta la sua potenza, ma nella parte finale, che poi è ciò che il giudice veramente ha come punto di riferimento finale, non paga. 52,50 per Auber che va a 281 punti giusti, stesso tuffo lo dicevamo per
Tommaso Rinaldi, penultima serie di tuffi. Bene Tommaso, non uno dei suoi tuffi migliori, ma guardate, ha salvato un tuffo, era molto molto avanti, guardate i piedi qua, arrivano fuori, le dita dei piedi sono fuori dalla punta della tavola, ma la sua esperienza gli permette di capire in mezzo secondo che il tuffo si può fare lo stesso, magari non alla perfezione, ma ha salvato un tuffo e ci ha fatto oltre, ha fatto circa 60 punti. Ed ora Timbretti, poi Larsen e Marsaglia. Timbretti col doppio e mezzo avanti più un avvitamento carpiato, quindi cambiamo salto rispetto al 305B che abbiamo visto in rapida successione, no, effettuato da Santoro, Giovannini, Aubere, Rinaldi. La concentrazione di Edward. Bravo Edward, avete visto, veramente molto concentrato, molto attento al tuffo. Ogni tuffatore ha una sua rincorsa, quindi parte da una distanza differente rispetto alla punta del trampolino. È un tuffo semplice da 3.0, ma diciamo la concentrazione soprattutto sta arrivando alla fine della gara. Sono 6 tuffi, stanno al quinto e è sempre più difficile. Ed ora torniamo con Andreas Larsen, triple mezzo rovesciato raggruppato, 3.5 di coefficiente, quindi può scappare via ancora una volta, altissimo, poi si perde sì. Nell'entrata in acqua. Errore di Andreas, non era un presalto perfetto ma era altissimo, guardate dove arriva, a 7,5 metri, un pochino lento durante la rotazione, poteva comunque salvarlo, peccato perché Andreas ci fa sempre sperare in un ottimo risultato dal trampolino, poi dopo alla fine si perde sempre un po', peccato. E qui perde tanto perché raccoglie solo 36,75 punti, rimane momentaneamente primo, ovviamente ora tocca però a Lorenzo Marsaglia che risponde anche lui col triple mezzo rovesciato raggruppato. Bravo Lorenzo, non sembra soddisfattissimo, effettivamente non era uno dei suoi migliori, guardate arriva molto di lato qua, dopo questa spinta vedete leggermente a destra della punta del trampolino, ma soprattutto nella parte finale lui che è dotato di un'ottima entrata non riesce a prendere quegli 8 e mezzo che ci ha fatto vedere invece sul quadro di mezzo avanti. Però scava il solco, fosse decisivo, direi quasi decisivo, perché sale in classifica a 3,38,50 e Larsen resta a 3,11,15, quindi un distacco di 27,35 e poi terzo Tommaso Rinaldi 3,02,10 e attenzione a Timbretti 3,01,60 che va a insidiare Tommaso Rinaldi per il terzo posto, quindi stiamo davvero molto molto attenti a quello che riuscirà a fare Edward Gugiu Timbretti e Rinaldi deve guardarsi le spalle. Sì, anche perché entrambi avranno un tuffo da 3.4 di coefficiente, quindi saranno praticamente alla pari come difficoltà. 205B per chiudere il suo programma Matteo Santoro, il doppio mezzo indietro carpiato, momento di molleggiamento, ha un po' litigato, no, con il trampolino. Bravo. Quest'oggi Santoro, questo era buono, questo ma era buono, ha avuto due salti a vuoto, purtroppo per lui il 107B, il triple e mezzo avanti carpiato proprio sbagliato totalmente per un problema di rincorsa e poi anche il doppio mezzo rovesciato carpiato non certo come lo sa fare solitamente, qui un po' si riscatta ma la gara per lui era già andata. Sì, peccato, ma abbiamo visto che tra l'eliminatoria di questa mattina e nel pomeriggio diciamo ha una serie che nell'insieme sicuramente è ottima. E allora Riccardo Giovannini, 403B per lui, un mezzo ritornato carpiato, fu abbastanza semplice per chiudere il programma in tranquillità. Avrebbe dovuto fare probabilmente un altro avvitamento, ma la sua serie gara ovviamente non era posta per i 3 metri ma per la piattaforma dove ha le selezioni, quindi ha preferito fare un tuffo semplice, un 1,5 ritornato. La finale è stata centrata e ci sta anche questo così. Doppio e mezzo indietro carpiato invece per Gabriele Auber, Marina Militare, Trieste, tuffi Edera 1904. Ecco i piedi allora di Gabriele Auber sul limitare del trampolino, pronto per il suo ultimo tuffo di finale. Ottimo, ottimo Gabriele, forse uno dei migliori visti ultimamente, è rimasto fermo, concentrato, bene la parabola e soprattutto la parte finale, fermo e senza schizzi.
e raccoglie un buon 67,50 che lo porta a 348 punti e 50. Ora attenzione a Rinaldi, perché deve fare bene il suo triplo e mezzo ritornato raggruppato con un ottimo coefficiente 3-4, al quale risponderà per un coefficiente uguale, come ricordavi tu, però Timbretti con il doppio e mezzo avanti più due avvitamenti carpiato. Allora, cominciamo a seguire Rinaldi, poi faremo le nostre considerazioni, quantomeno qui ci si gioca il terzo posto. E insomma qua rischia. Sì, rischia, perché rispetto alla gara di ieri in cui è rimasto molto scarso, qui magari con la stessa partenza ma ha cercato comunque la verticalità, aveva poco spazio, ha provato comunque a fare la capovolta, non è andata bene e sarà difficile vederlo sul podio, ma vediamo, tutto può accadere. Ah beh, certo, abbiamo visto già qualche sorpresa. Allora Timbretti, come abbiamo detto, risponde con il doppio mezzo avanti con un doppio avvitamento carpiato, il coefficiente è identico 3.4, si gioca il podio anche in questa occasione, piattaformista, lo ricordiamo, ma comincia a farsi valere anche dal trampolino. Sì, non un ottimo tuffo, ma gli basterà tranquillamente, sicuramente la tensione l'avrà sentita pure lui. Ricordiamo che gli atleti non hanno il computer davanti, ma sono dei computer e mentalmente sanno chi sono i loro avversari, a quanto stanno e cosa fanno. È entrato a braccia aperte, sale, non ha avuto a 3.56. Scusa, ti ho interrotto. Non ha avuto un'ottima entrata, ma il punteggio va benissimo. Penso si possa ritenere soddisfatto della sua gara. Allora Larsen per l'ultimo suo tuffo, triple mezzo ritornato raggruppato 3.4, anche in questo caso il coefficiente. Errore anche per lui, Larsen era comunque davanti, non penso abbia problemi. Non so se addirittura possa essere scavalcato da Timbretti. Peccato, perché Andreas aveva fatto i primi tre tuffi veramente ottimi e sul finale si è un po'. No, va avanti Larsen, ce la fa. 3.63.85, Timbretti 3.56.00. Si può considerare comunque soddisfatto e va a Marsaglia a fare lo stesso tuffo che abbiamo visto, se non erro prima, sì, da Timbretti. Quindi il doppio e mezzo avanti più due avvitamenti carpiato. E così abbiamo anche un riscontro rispetto al ragazzo piemontese. Bravo Lorenzo, e chiude. Bravissimo. Allora gara... Marsaglia si aggiudica la gara, Larsen è secondo, Timbretti sale nuovamente sul podio. Davvero bravo questo ragazzo, mentalmente soprattutto. 4.16.70 alla fine per Lorenzo Marsaglia, un buon punteggio. Poi Andreas Sargent Larsen 3.63.85, staccato però di 52 punti 85, tantissimo. Si porta a casa l'argento, bronzo per Edward Timbretti Gugiu 3.56.00. Gabriele Auber supera anche Rinaldi e sale al quarto posto 3.48.50. Quinto a questo punto, solo quinto, Tommaso Rinaldi 3.37.80, sesto Riccardo Giovannini 3.34.50, poi Antonio Volpe 3.29.20, chiude Santoro. Purtroppo abbiamo visto il 0 sul 107B, certo non l'ha aiutato a scalare la classifica, 282.60. Oro Marsaglia, argento Larsen, bronzo Timbretti. Un sì. Commento a questa tua gara. Ah, prima ricordiamo che mancava Giovanni Tocci, ovviamente lo abbiamo detto in apertura, una frattura al mignolo del piede destro lo ha bloccato, non era qui a Trieste, e mancava anche Porco, che è rimasto fuori per un grave errore nelle eliminatorie. Porco che aveva vinto invece alla Coppa Tokyo qui, Marsaglia aveva vinto invece al trofeo di Natale e si rifà oggi a un mese di distanza dalla Coppa Tokyo, portandosi a casa il titolo tricolore invernale Open qui dal centro federale di Trieste con 416.70. Commento Max. È un punteggio che Lorenzo ha nelle corde, sopra i 400, è capace anche di arrivare a 430-440 punti, ma io penso si possa ritenere soddisfatto. Punto positivo sicuramente i 91 punti e 20 di parziale sul quadruplo e mezzo avanti, quindi lo incoraggia sicuramente su questa difficoltà. E il doppio e mezzo indietro, ecco, è un tuffo che ha fatto 45 punti di parziale, è qualcosa che deve lavorarci, perché è un errore probabilmente che non deve accadere. È un tuffo abbastanza semplice, lui ha eseguito anche il triplo e mezzo indietro, quindi sarà qualcosa su cui tornare a casa e lavorarci sopra. Bene Andreas, soprattutto sui primi tre tuffi abbiamo visto che era perfettamente in linea con Lorenzo Marsaglia, ma si è perso un po' alla fine, probabilmente la sua preparazione era
più predisposta per la piattaforma, però gli errori fatti forse erano un po' tra virgolette di distrazione. 363 punti, poteva tranquillamente avvicinarsi ai 400. Di Edward abbiamo già detto, ottima la sua prestazione, nulla da dire, speriamo che continui molto così. Regolare anche nei punteggi, no? Se guardi, a parte il primo salto, no? Il 107B, sì. Diciamo gli altri davvero sempre molto molto regolare, Edward, tranne appunto questo triple mezzo avanti carpiato. Sì, mentre Gabriele, abbiamo visto soprattutto la difficoltà della sua serie per quanto riguarda gli avvitamenti, il 3.9 sicuramente spicca in questa competizione subito dopo il quadruple mezzo avanti di Larsen e di Marzaglia. Peccato per qualche sbavatura sugli altri tuffi, perché ha colpi Auber inquadrato in questo momento. Mi sembra soddisfatto comunque. Sì, soddisfatto, perché... ma insomma non proprio fino in fondo. Esatto. Sembra sta un po' ripensando alla sua gara, ma va bene così, dai. Sì, sì, no, io lo ritengo comunque contento. Bisogna sempre prendere anche le cose positive di una gara. Certo, gli errori ci sono, però insomma non si può vedere solamente quello. Peccato per Matteo, perché ha fatto 280 punti. Se stamattina pensiamo ha fatto 74 punti in più, probabilmente poteva stare intorno al quarto, posto. Quadruplo e mezzo avanti raggruppato, che per Marsaglia è stato veramente un trionfo, no? Pagato 91,20, trionfo, da lì ha ingranato bellissimo. Le marce alte sopra i 90, non ci si può lamentare. Si è portato a casa la gara. Eccolo qua allora, Lorenzo, intanto complimenti, ben trovato. Grazie. Avvicinati magari un po' al microfono, perfetto. E con la mascherina non si sente bene. Lo so, è per quello che te lo dico, ovviamente c'è sempre questo distanziamento necessario, ma che ci complica un po' la certo. vita. Allora, complimenti per questa gara, dicevamo, col quadruplo e mezzo avanti raggruppato, hai messo le marce alte, sei scappato via, davvero un gran salto, pagato 91,20, tantissimo, sì, bella soddisfazione. Sono molto contento, peccato per un paio di errori, ma comunque ci sono state cose positive. Sì, triplo e mezzo ritornato raggruppato, invece non ti ha fatto aprire la gara proprio esatto. benissimo, no? Ecco. Anche se di solito è uno dei miei migliori. Per quello, lo sottolineava insomma. Anche Massimiliano, come mai, cos'è successo? Raccontaci un po'. Beh, un po' l'inizio della gara, sempre riprendere, ogni gara a sé stante c'è da riprendere un po' il ritmo e le sensazioni. Poi dopo tanto, insomma, quest'anno poche gare, qui comunque avevi vinto anche al trofeo di Natale, sì, no? Sì. Mi pare dal trampolino da un metro. Da un metro, quindi comunque insomma adesso sì, sì. Ti porti a casa anche questa vittoria, sei primo nelle eliminatorie da un metro anche in questo caso, ti vedremo anche domani, insomma direi comunque un buon weekend, no? Un buonissimo weekend, sì sì, che poi fa sperar bene per tutte le gare che... se ci saranno tutte quelle che ci saranno in futuro. Ce l'auguriamo vivamente, in bocca al lupo. Crepi, grazie. Bravissimo, grazie a te per ciao. Essere stato qui con noi. Ciao Lorenzo, e allora grande complimenti a Lorenzo Marsaglia, che davvero ha fatto una gara a parte, appunto, come dicevamo, il triple e mezzo di apertura, il resto davvero anche abbastanza regolare, anche lui un po' di problemi sul terzo ultimo salto, poi però... veramente bravo, insomma, no? Sì, se consideriamo che ha fatto 416 punti con due sbavature, possiamo sperare che abbia sicuramente almeno una ventina, trentina di punti in più da potersi giocare nelle gare più importanti. E ci ha raggiunto anche Edward Timbretti, che ormai è diventato un abitué, pur di fare l'intervista ha detto sale sempre sul podio, siamo felici per te. Commentaci anche la gara di quest'oggi, tu che sei piattaformista, hai fatto davvero molto bene. Anche qui con grande regolarità hai scalato poi la classifica. Sì, insomma, non mi aspettavo questo risultato perché ultimamente sto allenando soprattutto la piattaforma. Ho pensato solo a fare una gara regolare, senza strafare, facendo solo le cose che so fare in allenamento, andando in gara molto sciolto, è andata bene. Non gara impeccabile, però sono contento. No, non gara impeccabile, però stavamo guardando molto molto livellata, di buon livello, senza alti... senza acuti, ma anche senza nessuna caduta, insomma. La costanza premia. La costanza premia, mi pare di capire, insomma. Quindi sei davvero felice. Eh sì, certo, da trampolino è la mia prima medaglia, quindi ah sì, felice. In assoluto, quindi complimenti sì. doppi, assolutamente. Grazie mille. Grazie a te per essere ciao, stato qui con noi, grazie davvero. Grazie, grazie. E allora, la prima medaglia la festeggiamo insieme anche a Edward Timbretti, è stato davvero... è molto molto bravo, e qui abbiamo ora anche Andreas Larsen, che col triplo e mezzo rovesciato raggruppato si è un po' giocato la sua finale. Che è successo? Di solito è il mio tuffo più
più stabile e oggi l'ho sbagliato e succede, capita a tutti. Sicuramente, sicuramente. Comunque, come giudichi la tua gara quest'oggi? Molto bene, sono contento perché in teoria faccio la mia gara a piattaforma, quindi a prendere un'altra medaglia da 3 metri è buono. Però ti stai dimostrando anche un buon tuffatore dal trampolino, insomma stai migliorando via via, no? Penso che anche con gli allenatori, insomma questo è un ragionamento che avete cominciato ad affrontare, insomma si può guardare avanti anche in questa specialità, non solo dalla piattaforma. Certo, certo, io quando ero piccolo facevo trampolino, ero molto bravo e quindi ce l'ho sempre questa cosa qua dentro. Sono un po' trampolinista, un po' piattaformista, mi piace entrambi. La possibilità di fare bene in tutte e due, certo ci vuole impegno e costanza negli allenamenti anche. Salti molto alto, insomma questo è molto bello vederti quando c'hai questa fase. Grazie. Di spinta. Federazione che ci recupera gli atleti, ce li manda subito, Oscar Bertone che è stato davvero molto carino e gentile. Per noi è sempre importante, no? Sentire anche le voci dei protagonisti. Eccola la classifica, Sport del Timbretti qui, dunque molto emozionato per questa sua prima medaglia, questo bronzo, poi Marsaglia oro e Larsen argento. Larsen italo-danese, prima società Copenhagen Diving, ricordiamo di lui anche un 7º posto al Team Event agli Europei di Kiev nel 2019. Marsaglia, di lui ricordiamo un bronzo europeo, trampolino 1 metro a Kiev nel 2019 e anche all'Universiade un bronzo dal trampolino 3 metri però a Taipei nel 2017 e speriamo di ricordare anche al più presto successi e medaglie europee e mondiali anche per Timbretti. Abbiamo i migliori 3 di questa competizione, peccato non aver visto tutti quelli diciamo di un certo livello come Giovanni, ma anche lo stesso Porco che purtroppo questa mattina nel triple mezzo rovesciato ha fatto un'ottima partenza, ma l'apertura è stata un disastro. Ma in questo momento vediamo Succede. Il campione italiano assoluto sì, Marina 2021. Militare Circolo Canottieri Aniene, anche se la sua prima società è stato SS Lazio Nuoto per quanto riguarda Lorenzo Marsaglia, che se la guarda quella medaglia, ragione, la mette e se la guarda anche, dice visto che ho fatto pure la fatica di mettermela al collo, eccolo qua. Bravo Lorenzo. Oro Marsaglia 416,70, argento Larsen 363,85, 356 giusti per Timbretti, bronzo blu 2006 Torino. Vediamo la felicità anche dell'allenatrice e dei sacrifici che ricordiamo, l'atleta è il primo, ma dietro c'è tutto un lavoro di team e rivediamo qua sì. Il quadro per mezzo avanti, 91 punti, un tuffo tanta roba. Bellissimo, bellissimo. Da finale mondiale, sì, dicevi, sì, no? Quindi bene ha fatto Edisei a riproporcelo, bel tuffo, davvero un ottimo tuffo e foto diritto dietro la mascherina. Il grande sorriso, parlano gli occhi, il saluto alle nostre telecamere di Lorenzo Marsaglia, campione italiano, trampolino 3 metri agli assoluti invernali qui al centro federale Bruno Bianchi di Trieste. Ora andremo alla piattaforma femminile, sarà battaglia sicura